Buongiorno. Ciao Giulina, come va? Sto bene, tutto bene. Dici di bello? Ma ho fatto molto surf stamattina. Ho Ah sì, ma visto per me il ciclo, quindi sono un po'. purtroppo. Trovo bene. Poi oggi ho scoperto che ci sono due diverse energie che si sviluppano con rispetto se è il ciclo durante la luna nuova o la luna piena. Vuol dire cosa cambia? E a quanto pare le energie della luna nuova sono energie più di riposo, di stare fermi, invece le energie della luna piena sono più energie tipo di fare cose, attivarsi, essere creativi. Quindi adesso c'è la luna. Nuova il 6, piena, scusami, piena il 6. Però, buono, interessante perché non l'avevo mai visto e a me di solito viene con la luna piena. In realtà dicono che dovrebbe venirti con la luna nuova per essere in equilibrio, però. Come puoi, cioè, come puoi equilibrare questo? Non lo so, ci sono dei metodi, tipo delle meditazioni specifiche, però sono cose che devi, boh, come che devi rispettare molto i tempi lunari in molte attività, non solo. Certo, non solo in Tipo, quello. è un po' elaborato, però dicono che il tempo te lo puoi gestire, vabbè, niente. Era un po' eccessivo, però insomma, se a qualcuno piace, why not? Sì, non so se è una questione di eccessivo, semplicemente se per qualcuno è No, importante. dico per me, per i miei gusti. Per me personalmente, poi è chiaro che se a qualcuno Ma a me con il interessa. tempo mi si è allineato con la luna piena, per esempio, e no, non è una cosa che avevo già. Quindi, e non l'ho fatto intenzionalmente. Però forse facendo determinate pratiche ti viene a un certo punto questa cosa. Boh. Non ci ho mai fatto caso, dovrei vedere questo mese. Controlla, vedi un po' che succede. Tu come va? Tutto bene. In risveglio, sai. No, devo dire che mi sono fatta il nuovo proposito iniziare a svegliarmi prima. Quindi oggi mi sono sveglia per le 8, però essendo che sono andata a letto ieri alle 10, alle 11, alle 7:45 ero già naturalmente sveglia. Certo. Sono... Sì, poi vedrai che la sveglia non ti serve più. Io di solito mi sveglio sempre mezz'ora prima della sveglia, quindi non la uso ormai. Voglio fare questa cosa, voglio spostarmi i tempi al mattino perché poi hai più tempo, cioè è un equilibrio diverso, ecco, naturale. A me piace molto, cioè ti giuro che per me svegliarmi alle 6 è tipo la gioia della vita. Ok, mi prende bene. Bene. No, però. Mm? Dicevo, nel mio caso alle 6 non tanto, però già alle 8, 7 e mezzo. Vabbè, sì, ma poi sono tutte abitudini, quindi. Certo. Tu ti sei sempre svegliata presto, quindi. Io sempre, sempre no, però sì, negli ultimi anni sì. Diciamo che quando sei stata adolescente o più giovane, no, perché era anche normale che dovessi sognare più sonno.
però da tanti anni che si vede presto. Sì, quello sì. Yes. Sì, Martina, in realtà Martina adesso si sveglia dopo di me, però prima era fissato con svegliarsi tipo alle 5, voleva leggere, vabbè, perché iniziava a lavorare alle 9, quindi è quello il fatto, se inizia a lavorare alle 9. Un po' di tempo. Esatto. Ascolta, oggi faremo una lezione di Raja Yoga, quindi tutto Brahmari. Chiudo il micro. Yes. E ti condivido il mantra di oggi, che è Aham Brahma Asmi. Io sono Brahman, io sono divino. Questo mantra ci collega con la nostra parte più divina e essenziale, facendoci capire che anche noi siamo parte dell'aspetto divino delle cose, che noi stessi abbiamo quella divinità nel nostro interiore, in quanto tali siamo in grado di canalizzarlo. Aham Brahma Asmi. Mettiamo la schiena dritta. Ancoriamo bene gli ischi a terra, la schiena è completamente distesa, cercando di andare verso l'alto, il collo è rilassato, così come le spalle. Iniziamo a respirare. Portiamo le mani giunte al petto e ci prepariamo ad iniziare questa pratica con i tre Om, il suono universale. Sentiamo l'Om che si espande nel nostro interno, intorno a noi. Inspiro insieme. Inspira. Mettiamo le mani alle ginocchia, apriamo gli occhi gentilmente, iniziamo inspirando a fare un movimento circolare intorno a noi ed espirando indietro, inarchiamo la schiena, cerchiamo di fare il cerchio quanto più ampio possibile in modo da attivare tutti i muscoli del corpo attraverso questo movimento. Stiamo attivando le anche, le gambe, le braccia, la colonna. Immagina come se stessi disegnando a terra un cerchio dorato. Continuiamo. Ancora due giri da questo lato e poi ci spostiamo sulla direzione opposta.
Ancora due giri. E appena finito ritorniamo al centro. Senti la tua colonna vertebrale come è dritta, come si espande verso l'alto. E portiamo la mano sinistra al cuore e poi la destra. Ci prepariamo per intonare insieme il mantra Aham Brahma Asmi. Lo ricondivido. Così ce l'hai sullo schermo. Inspira. Aham Brahmasmi. 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 Più forte. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Più piano. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Asmi, sussurrando. Continuiamo a ripeterlo silenziosamente. Io sono divino. Apriamo gli occhi lentamente e portiamo entrambe le mani sul tappetino e ci prepariamo per fare insieme un Brahmri. Il Brahmri è il suono del calabrone che ci permette di rilassare il corpo e la mente, di riprogrammarci e di entrare in un nuovo stato di concentrazione. Si tratta di un esercizio di pranayama che ci permette di entrare in contatto con il nostro lato più profondo, facendo una pulizia profonda della parte subconscia,
e dei pensieri. Ci rilassa togliendoci lo stress dal corpo attraverso la vibrazione, ci permette di rilasciare le emozioni e le sensazioni di cui non abbiamo più bisogno. Proviamo a fare insieme un Brahmri, inspiriamo. E adesso invece di espirare facciamo il Brahmri facendo il suono dalla gola. La parte alta della gola, quasi se fosse dietro al naso, vibra insieme alle labbra che sono leggermente attaccate, quindi che si toccano, e i denti sono separati. Tutta la pratica sarà incentrata sul Brahmri. Faremo una pratica di Raja Yoga, il re dei yoga. Quindi, inspirando, portiamo le braccia su lentamente, come se stesse sorgendo il sole. Invece di espirare, facciamo un Brahmri scendendo giù con le braccia. Segui pure il tuo ritmo, fai il Brahmri della tua lunghezza, il Brahmri è quello che determina il movimento del corpo. Inspiro su di nuovo. Ed espirando giù Brahmri. Continuiamo pure per altre tre volte, ma seguendo il tuo proprio ritmo. Inspiro su. Ultimo, più felice, inspiro su. Aham Brahma Asmi, Brahmri Chu. Qui, inspirando, portiamo entrambe le braccia verso l'alto e facendo un Brahmri scendiamo sul lato destro. Inspiro su, torno al centro, inspirando. Ed espiro Brahmri sul lato sinistro. Inspiro su. Espiro Brahmri destro.
Inspiro centro, espiro Brahmari sinistro. Inspiro su. E adesso espirando facciamo un Brahmari andando in avanti. Rimaniamo in questa posizione per 5 profondi respiri e rispettiamo i nostri limiti. Sentiamo la distensione dei glutei, delle spalle e respiriamo. Respiriamo il divino che è in noi. Aham Brahma Asmi. Respiri profondi, consapevoli. Finiti i 5 respiri, camminiamo lentamente su con le palme delle mani indietro, in modo da riportarci con la schiena dritta. Apriamo bene il petto, respiriamo, un respiro profondo. Continuiamo a respirare, se sentiamo di dover fare qualsiasi suono, lo lasciamo uscire. Tutti i suoni sono ben accetti. Anche essi una forma di espressione degli organi interni che lasciano andare le emozioni. Ancora un respiro profondo, consapevole. Il prossimo inspiro, distendiamo le gambe di fronte a noi, con i piedi uniti se possibile, o leggermente separati, la schiena dritta, quindi se c'è un po' di ciccetta sui dischi la spostiamo. E da qui, inspirando, portiamo le braccia su, ci distendiamo e scendiamo giù fino ai piedi facendo un Brahmari. Rimaniamo in questa posizione per qualche respiro, sempre rispettando il nostro limite, la punta dei piedi, le caviglie, sono tutti punti validi. Le spalle sono lontane dalle orecchie, il respiro è consapevole. Aham Brahma Asmi. Il prossimo inspiro guardiamo di fronte a noi, espiro ed inspirando ritorniamo su con la schiena dritta,
Portiamo le mani leggermente distanziate con le dita che puntano verso l'interno. Ed inspirando ci portiamo su e guardiamo indietro. Un paio di respiri qui. E al prossimo inspiro ci prepariamo a scendere lentamente facendo un brambri. Schiena dritta. Ci spostiamo nella posizione del tavolo. Quindi mani alla stessa distanza delle spalle, così come le ginocchia. E da qui ti faccio vedere, faremo il, in inglese si chiama thread the needle, non so il nome in italiano. Inspirando andiamo su con il braccio destro ed espirando facendo brambri. Poi di nuovo inspirando su ed espirando facendo brambri. Lo faremo per un po' di volte, quindi segui pure il tuo ritmo e fai la sequenza. Inspiro su, brambri. Mano sinistra giù, inspiro su, riempio il corpo di prana. Mano sinistra giù. Inspiro su, prana che entra, brambri. Inspiro, braccio sinistro giù. Portiamo la mano destra sul tappetino e adesso facciamo la stessa cosa sul lato opposto, quindi premiamo a terra con la mano destra ed inspirando andiamo su con la sinistra, giù brambi. Destra giù, inspiro su, brambri. Mano destra giù, ultimo brambri da questo lato, inspiro su, brambri. Torno con entrambe le mani sul tappetino e ci prepariamo per fare Marjariasana, la posizione del gatto, ma anche questa volta con la variante del Brambri. Quindi inspirando guardiamo su e molto lentamente facendo Brambri inarchiamo la colonna. Inspiro su,
Brambri. Inspiro su. Brambri. Ultimi due, inspiro su, brambri, inspiro su, se senti fastidi, emozioni, lasciale fluire. Sei in uno spazio sicuro, va bene così. Espiro, brambri. Inspirando, ritorniamo con la schiena dritta. Spingiamo a terra sul tappetino, ci portiamo nella posizione del bambino e portiamo la fronte a terra, le braccia sono distese di fronte a noi. E anche qui ci prepariamo per tre brambri. Inspiro insieme. Lasciamo andare, inspiro. Aham Brahma Asmi. Ci liberiamo di tutto ciò che non vogliamo più manifestare, di tutto ciò che si accumula, di tutto ciò che non siamo più. Noi siamo Brahman, il divino universale, Ishvara. Inspirando torniamo quattro zampe sul tavolo e ci prepariamo per impostare un cobra dinamico con brambri. Te lo faccio vedere. Da qui inspiro, vado indietro. Inspiro. Seguito dalle ginocchia che ci permettono di fare questo movimento qui e poi inspirando andare su, iniziamo col brambri qua.
E continuiamo col Brahmari qui, per poi inspirare in cobra. Ok. Iniziamo insieme da qui. Inspiro. Inspiro. Brahmari. Inspiro. 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 Ultimo, inspiro. E rimaniamo a terra per rimanere nel cobra, così come sei. Respira nel cobra. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Guardiamo verso l'alto, prendiamo terra con il bacino. E respiriamo. Aham Brahma Asmi. Prossimo espiro, ritorniamo con le ginocchia sul tavolo. Puntelliamo i piedi a terra e ci prepariamo per andare in Parvottasana, la montagna. In Parvottasana facciamo 3 respiri normali, profondi. La testa è rilassata. E al prossimo inspiro camminiamo in avanti con il corpo, portando le gambe all'altezza delle mani. Ci distendiamo in avanti e premendo a terra con entrambe le piante dei piedi, inspirando andiamo su, aprendo le braccia. Ci prepariamo per fare, quindi inspiro su braccia, inspiro, inspiro. Mi abbraccio le gambe, rilascio le gambe, inspiro, apro bene le braccia, vado verso l'alto. Mi distendo su. Scendo Brahmari. Inspiro su. Mm.
due volte, inspiro su. Ultimo, inspiro grande. E rimaniamo per un attimo, per qualche respiro, abbracciando le gambe con la testa a penzoloni. E respiriamo. Rilasciamo le gambe, rilasciamo le braccia a penzoloni e lentamente srotoliamo la colonna verso l'alto. E la testa è l'ultima a salire. Da qui distanziamo leggermente i piedi, iniziamo a muoverci verso destra, verso sinistra, lasciando le braccia completamente rilassate. E piano piano ritorniamo al centro. Prepariamo per una posizione di equilibrio, dinamica, quindi alternata, te la faccio vedere. Ancori bene il piede, destro ferro in questo caso. Inspirando portiamo su la gamba e le braccia. Poi la stessa cosa dall'altro lato. Continuiamo per una sequenza finché ti dico che siamo arrivati alla fine. Quindi ancoriamo bene il piede destro a terra. Troviamo l'equilibrio. Inspiro su lentamente come se stessimo facendo tai chi. Brambri. Spostiamo il peso sull'altra gamba, troviamo l'equilibrio, inspiro su, brambri. E continuiamo. Aham, Brahma, Asmi. Mm-hmm.
torniamo al centro. Da qui. Portiamo le piante dei piedi insieme, se possibile, o leggermente separate. Inspirando andiamo su, leggermente back bend. Espiro giù normalmente. Portiamo la testa alle ginocchia. Inspiro, portiamo la gamba destra in affondo, in modo da lasciare la gamba sinistra a 90 gradi. E apriamo le braccia. E iniziamo a fare brambri. Inspiro. Ultimo. Espiro, scendiamo giù con entrambe le braccia. Distendiamo la gamba sinistra indietro. E rimaniamo qua per qualche respiro. Cerchiamo idealmente di raggiungere il ginocchio con la testa o la testa con il ginocchio, più idealmente, e respiriamo. Il prossimo inspiro, riportiamo la gamba a 90 gradi, le mani sui lati del piede sinistro, puntelliamo il piede destro in alto e andiamo indietro con il piede sinistro, in modo da essere in plank, guardiamo di fronte ed espirando portiamo avanti la gamba destra. Troviamo l'equilibrio e ci rimettiamo in alto come abbiamo fatto prima. Inspiro. Tre brambri. Espiro, scendo giù con le braccia e distendo la gamba destra. Aham Brahma Asmi. Lascia fluire le emozioni senza giudicarle, lasciale andare. Permetti al corpo e alla mente di liberarsi degli accumuli innecessari. Ancora un respiro. Ritorniamo su con la gamba destra, braccia sui fianchi del piede destro, puntelliamo il piede sinistro, andiamo su con la gamba sinistra e portiamo la gamba destra indietro per poi far scendere le ginocchia e riportarci nella posizione del bambino. Esatto, le braccia sono distese in avanti, e anche qui ci prepariamo per tre
lunghi, ricostituenti, brambri. Inspiro. Finiti i tre brambri, portiamo il sedere sui talloni e srotoliamo la colonna vertebrale lentamente. Facciamo salire per un ultimo. Rama, Asmin. Porta pure il peso del corpo indietro e lentamente srotola la colonna vertebrale in modo da sederti sui talloni. Una volta qui, ci portiamo con le ginocchia a terra, alzando il corpo per impostare la posizione del cammello. Quindi le mani dietro i lombi, testa indietro, oppure mani. Scegli la posizione per te più comoda, perché faremo una serie di brambri ed è una posizione potente da fare col brambri. Inspiro. Inspiro, bravo. Ultimo, inspiro. Riportiamo le mani sui lombi, inspirando, ci riportiamo col corpo qui e ci sdraiamo a terra, supini. Da qui faremo un movimento dinamico, anch'esso con brambri. Inspirando portiamo su la gamba destra, facendo brambri lentamente la portiamo giù. Idealmente il piede a martello, inspiro su gamba sinistra, 90 gradi, brambri. Inspiro su destra. Piede a martello 90 gradi, inspiro su sinistra.
Ci rilassiamo a terra. Ti devi coprire, metterti dei calzini, qualsiasi cosa. Questo è l'ultimo. E lascia pure il peso del corpo a terra, completamente. Se hai bisogno di metterti una copertina, dei calzini, fai pure, altrimenti rilassiamo completamente il corpo, la fronte si rilassa. Gli occhi, le guance, il petto, i polmoni, le braccia, la pancia, il bacino. Le gambe, i piedi, e adesso al tuo proprio ritmo inizieremo a fare 5 minuti di Brahmri. Quindi inspiro ed espirando Brahmri per 5 minuti. Ci sarò io che ti farò il suono da seguire per riferimento, ma segui pure il tuo ritmo e il tuo respiro. Iniziamo.
Ultimi 2 minuti. Ultimo Brambri. Iniziamo a respirare dalla pancia, gonfiando la pancia come un palloncino ad ogni inspirazione e ad ogni espirazione sgonfiandola per 3 respiri. E dopodiché semplicemente rilassiamo il corpo. Relax. Aham Brahma Asmi.
Lentamente iniziamo a muovere le dita delle mani. Poi quelle dei piedi. E la testa a destra e a sinistra. La prossima inspirazione portiamo il braccio destro oltre la testa. Ed espirando ci spostiamo sul fianco destro con gli occhi chiusi. Rimaniamo qui per un paio di respiri. Sentiamo la pace, la tranquillità e la connessione divina che abbiamo creato. Noi siamo un portale cosmico e lavorare sui nostri centri energetici e ripulire i pensieri e le emozioni ci aiutano a connetterci con l'aspetto divino di noi stessi. Portiamo la mano sinistra a terra ed inspirando ci aiutiamo a tornare in una posizione seduta con gli occhi chiusi. Schiena dritta, mani in Jamudra. Meditiamo per un attimo. Sul Sahasrara, il chakra che si trova all'apice della testa, la porta d'apertura al divino. La prossima inspirazione portiamo i palmi delle mani lentamente giunti al petto in Namaskar Mudra. Ci prepariamo a intonare insieme una Kanda Mantra sullo schermo, un Om e tre Shanti. Inspiro per cantare, iniziamo con un Om. Akanda mandala karam
Vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri gurave namaha. Shanti, shanti, shanti. Namaste.